tutta cucina, dei canali tematici e dei programmi di cucina. Perché sentire un signore che dice sì, questo è un topinambur, vabbè, lasciamo perdere gli accenti sui quali potremmo non essere d'accordo, dice l'abbiamo preso, l'abbiamo messo sotto vuoto, cotto in un forno a bassa temperatura per 10 ore, poi ne abbiamo raschiato via l'interno, che è una cosa per altra preparazione, le sue briciole e le sue scorze le abbiamo prese, le abbiamo fritte in olio extravergine d'oliva a 200 gradi per 30 secondi e poi le abbiamo tritate sopra per dare così un gusto di croccante alla rotta. Ora, vai bene. Ci vogliamo divertire, divertiamoci, insomma, ma questa è metafisica, insomma, della cucina. Non solo, fino a che fosse solo metafisica, uno dice, vabbè, che bellezza, io mi sono mangiato spaghetti agli olio e mi sogno una cosa del genere. La cosa drammatica è che è tutta legata a una competitività e una conflittualità che rende questi spazi che prima erano umani, li rende dei campi di sfida, dei campi di battaglia. Allora, legati a questi, subito dopo ci sarà, ma non so, MasterChef, sono più bravo io e più bravo lui. Ah signora, lei ha messo un pizzico di sale in più, la signora piange disperata e uno pensa, dice, madonna, adesso questo si suicida. Oppure quelle altre cose, non so, compilare due squadre che si battono, io faccio la cena in tanto tempo, no? Tu in tanto di meno, io valgo 50 euro, tu valgo, cioè. Insomma, è esattamente la negazione di quello che io immodestamente ritengo che debba essere proprio quella che è la dimensione proprio amorosa della cucina e del cibo. Perché quella è la dimensione importante, si cucina per amore, si cucina per affetto, per amicizia, per allegria, e questo ci dà... Io poi dico la sperimentazione salva la vita, perché in effetti ti fa guardare avanti e non pensi, per esempio io volevo mettere, poi mi sembrava veramente quella troppo triste, le famose polpette ripetibili, che sono quelle lì che faceva una nonna, una vecchia tata, una cameriera, e che uno magari si rubava direttamente dentro la padella, veniva colpito con il mestolo perché non dovevano essere prese. E ritrova la ricetta, la rifà, apparentemente è perfetta, il sapore non è quello. E vedo che facilmente tutti intuite perché il sapore non è quello. E qui ritorniamo un'altra volta a quel discorso che facevo prima, cioè la cucina è molto di più, è una metafora della vita, va bene, no? Visto che ogni tanto esce qualche parolone, è uscito pure questo. Quindi quando si parlava prima, no, di queste cucine ipertecniche, le televisioni, ed è proprio quello l'elemento che manca. Per cui... Beh, le polpette ci permettono di parlare appunto della sperimentazione, perché cosa c'è di più tradizionale di una polpetta, eppure cosa c'è di più pronto, no, ad ospitare innovazione che una polpetta. E c'è un intero capitolo sulle polpette che io ho ribattezzato Borges e le polpette, perché per parlare di polpette Claudio fa riferimento appunto alla riscrittura, no? Voi sapete che Borges sosteneva che tutto è già stato detto, il racconto è dentro il grande calco originario del mito, per cui che cosa possiamo fare? Dov'è la nostra originalità? È negli interstizi, è nel commento, è nella capacità di intervenire sul già noto, no? Sul io sono già stato qui, dentro questo racconto, dentro questa polpetta, per cui la polpetta diventa veramente una sorta di metafora gastronomica o gastrosofica, come dici tu, della riscrittura appunto alla Borges, e diventa uno straordinario esercizio per restare attaccati, come dire, alla nostra memoria, no? All'idea di ritrovare il cibo e attraverso il cibo l'infanzia, e invece poi quelle strade che percorriamo, che sono le strade della sperimentazione, della crescita, della diversificazione rispetto al passato. E ho trovato questo capitolo sulle polpette particolarmente pregnante e anche particolarmente erotico, perché anche qui, insomma, ci sarebbe molto da dire.
e insomma prendo per me, come dire, la responsabilità del fatto che tu abbia scritto questo, perché ti ricordo che 2 anni fa qui a Capri decidemmo di fare un Polpetta Day, perché eravamo a mare, ci viene a dire che cosa mangiamo stasera, ecco qui, no? E incominciamo ad affabulare, ma io avrei tanta voglia di polpette, no? Sì, ma come? Beh, come le faceva mia nonna, come le faceva mamma, allora fritte con il sugo. Beh, so che tutti voi, tra l'altro, siamo andati verso l'ora di cena, a questo punto incominciate ad avere un problema di controllo delle vostre pulsioni, delle vostre passioni. E insomma uscì fuori questa cosa, anche fu anche una sfida, ti ricordi? Tu preparasti un tot numero di polpette meravigliose, peraltro, perché lui sulla frittura è veramente un mago, credetemi. Non facciamo mai passare nessuna legge contro la frittura, perché questo ucciderebbe Claudio, ma soprattutto gli amici che mangiano a casa di Claudio, che è una cosa. Però facemmo anche con Enrica, con altri nostri amici, insomma, facemmo veramente un festival della polpetta, e quella fu un'occasione in cui tutti noi ci sentimmo molto gratificati dal fatto di essere capaci di proporre idee e spunti originali, ma ci ritrovammo in realtà intorno ad una idea della nostra infanzia, tutta racchiusa, no, compressa, dorata, croccante, dentro una polpetta. Prendere la domanda iniziale da editore, voglio capire esattamente, voglio che anche gli altri capiscono qual è la differenza sostanziale, anche se tu hai utilizzato lo pseudonimo, quindi sei andato sulla falsa riga di Norman Douglas, qual è la differenza sostanziale tra Venus in Kitchen, Venere in Cucina e il tuo libro? Io credo che sia importante, anche perché giochi in effetti in questo richiamo, in questo riferimento al richiami questo libro inevitabilmente, e vorrei assolutamente che tu parlassi un pochino del capitolo che forse io preferisco, che è quello del mangiar male, il diritto di mangiar male. Dunque, quello che tu dici, la differenza tra Venere in Cucina e Venere sui fornelli. Beh, insomma, Venere in Cucina è un classico della letteratura. Dico della letteratura e non della letteratura gastronomica, perché le ricette fanno quasi ribrezzo. Dico fanno quasi ribrezzo perché poi alla fine si è scoperto che queste ricette provenivano addirittura da un cuoco svedese di un albergo di Stoccolma, per cui infatti è stranissimo che in un libro, diciamo, di cucina amorosa ci fossero presenze invadenti di panna, burro, addirittura grasso animale, nel senso il grasso del rognone, o come, insomma, in effetti era strano, ma questo era un gioco estremamente intelligente e raffinato che Norman Douglas aveva, diciamo, a suo tempo iniziato, poi aveva abbandonato, poi aveva ripreso, ma comunque, diciamo, la parte poi più bella di quello che sarebbe stato Venere in Cucina era l'introduzione, la quale a un certo punto prese vita in un libro a sé, ed è una delle cose più godibili che sia stato scritto, appunto, intorno agli afrodisiaci e a altre cose simili, per cui lui, ben conscio di questo, si permette di giocare, anzi forse più pesanti erano le ricette, più lui le annotava con piacere, proprio per dimostrare questa cosa. Io ho cominciato a scherzare intorno a questo fatto di Pilaf Bey, e allora mi sembrava giusto, siccome poi le ricette, adesso io vi devo confessare una cosa, fondamentalmente questo libro non è mio, ma è di una mia prozia, la quale appunto aveva cominciato a dettarmi questi suoi appunti, poi come tutte le anziane prozie, anche se con una vita un po' dissoluta alle spalle, insomma, mi ha lasciato, ci ha lasciato tutti quanti, e quindi questa signora, alla quale io poi faccio un piccolo omaggio all'inizio, proprio, diciamo, le do la citazione in exergo, appunto, a zia Cettina Barilloni di Pitigliano, e
quindi per questo anche il libro, insomma, è un libro scritto per le donne, diciamo, guardando le donne al femminile. E quindi era zia Cettina, appunto, che aveva anche conosciuto Norman Douglas, aveva assolutamente litigato con lui, anche perché, insomma, per questioni, appunto, facilmente intuibili, lei poi ha voluto lasciare la sua parte della storia e si era scelta come pseudonimo Scheherazade della Terra. L'inesauribile gioco della letteratura, cioè il gioco della menzogna. Voglio dire, tra l'altro la cucina va benissimo come gioco dell'ambiguità, della menzogna, della bugia, non tanto, oppure dire, dice il pesce freschissimo, oppure dice, ma che per caso ci hai messo dei pepe? No, quando mai, pepe in casa non ce n'è. Insomma, voglio dire, si presta ed è tutto così, insomma, guai a fare così un esame preciso di quello che sta nel... Claudio, il diritto di mangiarmelo. Il diritto di mangiarmelo. Il diritto di mangiare, ma scusami, andiamo a mettere anche perché, ecco, io volevo, eccolo qua, no, quello poi, insomma, appunto, io ho segnato queste cose, zia Cettina, leggo, dice, orsù, fatevi animo, mangiar male di tanto in tanto, in allegra brigata d'amici, magari dopo che si è stati a cinema o a teatro, è un dovere morale. Altrimenti si corre il rischio di inamidarsi come le tovaglie di un tre stelle, rendere i nervi fragili come cristalli di Lalique, gli equilibri effimeri come soufflé. Poi, cosa volete farci? Siete nate cattoliche. Per provare piacere avete bisogno del dolore, aspirate alla redenzione anche se vi divertirebbe di più il solo peccato, bramate a essere affamate per sentirvi poi sazi, insomma, per apprezzare qualcosa vi serve il suo opposto. Per non tacere il particolare che una volta tanto pagare 20 euro per una cena ci diverte e ci fa sentire uguali agli altri. Ecco, questo forse è un pochettino... E comunque, poi vabbè, questo non ve la scoprirete da sola, se avrete dopo tutte queste chiacchiere il coraggio di leggere questa cosa, vi accorgerete che appunto, insomma, poi ci sta un colpo d'ala della vecchia signora snob come mia tia, la quale appunto faceva queste mutmassungen su di un cibo popolare, che poi, insomma, detta più volgarmente, erano delle variazioni sulla pasta e cavolo.